Benissimo ragazzi, allora io vi dico la verità. Avevo interrotto il gameplay precedente qui su Tales of Arise perché avevo interrotto perché essendo che qui c'è questa sorta che posso recuperare un po' tutto, non vorrei ci sia la battaglia con il Lord, ma potrebbe anche essere un boss minore, però per sicurezza, anche perché eravamo andati un po' lunghi con il gameplay, quindi ho detto stiamo un po' tranquilli, stiamoci buoni. Allora, questo cosa fa innanzitutto? Allora, innanzitutto dobbiamo ricomprare qualche. Allora, questo cosa fa? Ok. Vai, ne acquisto 4 di questi. E 4 di questi. Vai, ho consumato quasi tutti i crediti, Maremma. Allora, siamo tranquilli. Vediamo se posso forgiare qualche arma. Sì, ragazzi, un attimo. Fantastico! E questa fa male, questa fa leggermente più male. Vediamo se posso anche fabbricare qualche altra arma per Shion o compagnia. No, purtroppo no. Purtroppo no. Eh no, ragazzi. Mi dispiace, sinceramente, sono molto dispiaciuto. Allora, fermi. Un attimo solo, non vi chiedo. Vi chiedo giusto un attimo, ecco. Bene, allora possiamo andare avanti. Tanto ho recuperato tutto, certo. E vediamo ora cosa succederà qui. Io non credo sia il Lord da affrontare. Però una boss fight potrebbe essere. Forse non quella principale, però vediamo. よくこんなに育つもんだ。カラグリアは岩だらけだし、シスロディアは危ない。な、うわ、なんだこいつ。ズーベルか。でかいぞ。みんな、気をつけろ。Oramai ho imparato che se lì c'è una quelle cose lì per terra, lì per recuperare tutta l'energia, a significare che in pratica c'è un boss da affrontare, ecco, quindi 61.000 di energia questo, molto molto interessante, ragazzi. Sì, veramente molto molto interessante. Ma che fa? Dobbiamo rompere prima gli arti per poi. Ah, ok, rompendo gli arti in pratica giustamente scende l'energia. Era plausibile che era così, ragazzi, eh. Era più che era certa la situazione, ecco. Era molto molto certa la situazione. Allora, sì, stiamo tranquilli. Ma siamo veramente tranquilli, ragazzi, eh. Deve volare basso qui il nemico. E contro di me deve volare molto. Ah, ok. Shion, mi dai un po' di recupero magari? Di vita che sono messo male? Sono ridotto abbastanza male al momento. Sì. Ecco, non posso colpirlo. Vediamo un po'. Insomma. Insomma. Ok. Vai che ne romperemo un altro. Ne sto per rompere un altro arto qui, eh. Dai, ti butto giù. Ancora. È tosta, ragazzi. No, è tosta. È veramente tosta qui. E devo stare attento, eh. Non è il boss principale, ma comunque è tosta. Comunque è tosta, ragazzi, sì. Vai, ce l'abbiamo fatta, sono due. Sono due. Ok, tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, ragazzi. Qua ci penso io, ci penso io. No, ma è una boss fight che possiamo tranquillamente gestire e portare a termine. Sinceramente immaginavo peggio, ma no, non è così. Non è assolutamente così, ragazzi. La posso gestire tranquillamente. Vai.
Shion, però dovresti aiutarmi un attimino. Grazie. Se me li dai un po' di vita, te ne sono grato, eh. E lì? Che bello, che bello. Dai, buttiamolo giù, buttiamolo giù. Buttiamolo giù, eh. Ok. Bene, bene, bene. Ah, ma lì ha un altro arto. Vabbè, io oramai sto colpendo qui, però... Vabbè. No, no, ma dai, bisogna colpire qui, ragazzi, dai. Cerchiamo di buttarlo giù, tanto manca poco. Resta poco. Al nemico resta poco, eh. Non a me, ragazzi, al nemico resta poco. Al nemico resta poco, e beh. E gli resta veramente poco, eh. Oramai è andato. È più che andato. Daijoubu ka mina? Ne, kore hontou ni wana janai no kana? Sou de nai koto o inoru. To. Ita zo. Mada oikakekko wa tsuzuku mitai ne. Sorosoro bokujou no doubutsu tachi ga sodatta kamo. Allora, stiamo tranquilli. Riposiamoci. Recupereremo un po' tutte le forze. Recupereremo tutte le forze del caso qui, eh. La prossima volta che dormo, ragazzi, devo... Anzi, adesso proveremo subito, ragazzi. Proviamo subito. Voglio provare, anche se non c'è la vignetta, se posso ugualmente rafforzare il mio rapporto con i miei compagni. Voglio provare questa cosa qui, vediamo un po'. Vediamo se funziona uguale. No, perché se posso rafforzare è sempre meglio. Secondo me si può rafforzare. No. Ah no, se non c'è la vignetta non si può fare, ok. Era una cosa che volevo capire. Era una cosa mia, ragazzi. Allora, dove siamo qui? Ah no, un attimo. Facciamo questa piccola deviazione da questo lato. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Infatti, c'è un forziere. Poi magari non c'è nulla di importante, però perché non lo prendiamo, insomma. Ok, vai, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Io non so cosa ci sarà qui dentro ora, eh. Non so cosa ci attende qui dentro, eh. Però sicuramente si dovrà combattere ancora. Questo ve lo assicuro senza mezze misure, eh. Ve lo assicuro senza mezze misure qui. Ah, eccoci qui, vai. Ah, siamo spiati quindi, eh. まさかあんたがローが言い出した時は何だと思ったな。猫に続いて意外とやるね、ロー。意外とは余計だろ。どうやらおとなしくさせる必要があるよね。 Ah, veramente dobbiamo combattere? Ma io non ho paura di te, ci mancherebbe. Non ho veramente paura di te, anzi. Però, insomma, ha parecchia energia, ragazzi. Ne ha veramente parecchia, quindi speriamo bene. Dovrà essere devastata, dai nostri colpi. Dovrà essere devastata.
Vediamo un po'. Dai, su, smettila, smettila. Maremma. Ancora? Non è semplicissima da affrontare. Però secondo me abbiamo tutte le carte in regola per batterla, per sconfiggerla. Che poi magari la battaglia si interromperà, perché sicuramente questa è una dei personaggi che si unirà al nostro team, quindi non vedo perché distruggerla, ecco. Non vedo perché distruggerla. Ok. Speriamo bene. Speriamo veramente bene, ragazzi, eh. Vai, Shion. Maremma, allontanati, allontanati. Shion, mi serve energia. Grazie. Gentilissima. Altrimenti poi non vi aiuterò neanche più io, quindi. Poi andiamo ricatti su ricatti qui, senza... Ah, ok, no, credevo che ero morto, vi dico la verità. Credevo... Maremma, che battaglia. Sono morto. Speriamo che verrò rianimato, perché altrimenti la vedo un po'... No, altrimenti mi rianimo da solo, non è quello. Però... Se mi aiuta Shion è meglio. Mi sento più importante, ecco. Ok. Ottimo così, ottimo. Ottimo. Bene, bene, così, e dai, su. Andiamo. No, la dobbiamo distruggere, punto. Non c'è altra... Se la battaglia continua, significa che bisogna portarla avanti, Se la battaglia continua, purtroppo significa che bisogna portarla avanti. Ah no? ヒオハリムの差し金か。何のためだ。出て行けと言いつつ、やっぱり殺すつもりだったのか。どうかしら。私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。俺たちを呼んだものに用があるってことか。だとしても、それは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う？ 私たちを呼んだのは何者？答えなさい。おい、本気か？待ちたまえ。君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るとはな。久しぶりだ、キサラ。知り合い？ Mikiuda-nisan. Karaguriya to Sisrodiya o kaihou shita eiyuu ka. Aete kouei da. Ore tachi dake no chikara janai. Takusan no sasae ga atta okage da. Nee, kanojo sakki nii-san tte itte ta kedo. Aa, sou da. この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナの、この国の未来を夢見た者だ。それにしてはまるで旧敵を前にしたような態度ね。その人は裏切り者だからよ。同じ近衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。それがその男の正体。 暗殺？まだそう信じているんだな。
違うっていうの？言っても信じないだろう。あの時もそうだった。だが私は今でもキオハリム様に仕えているつもりだ。それこそ信じられないわ。そもそもこの国はかつてとても過酷な支配を受けていた。私たちの親もその頃死んだ。当時は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにキオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？順を追って話そう。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ、それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。そうだ。治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？もっと悪い。見たまえ。なんだそれ、金属なのか？金属ではない。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない物質でなくなったもの。かつて物質だったという痕跡、虚水というそうだ。虚水？それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな、でもどうして兄さんがそんなことに？去る陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存じない。私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが果たせなかった。これはヘルガイの果実と呼ばれるものだ。ダナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのって？もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに？安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。でもそれなら私はなぜ何ともないの？なぜ兄さんだけが？おそらくこの衛兵の食事には入っていない。キオハリム様に感づかれないために。私は告発し損ねて捕らえられた。そしてあの果実をたっぷりと投与されたんだ。多分そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず放置された。だが私は生き延びた。それで暗殺未遂をでっち上げられたというわけね。そんな。そして私は同志を集め、僅差の猫という組織を作り上げた。我々は陰謀の真相を探り当て、
それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。それで具体的にはどうするんだ。あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。分かった。だが一つ聞かせてくれ。あんたはなぜそんな目にあってまでやるんだ。この国のダナ人の未来のためだ。未来？ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一介のスルドに過ぎない。今のスルドブリガが終われば、また次のスルドがこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが。おかしいか。全ては信じることから始まるのだ。Allora, vediamo un attimino. È bello rivederti, Chisara. Allora, l'Agil Queen è sempre stata al fianco di Miga, vabbè. Vi conoscete, mi sembra di capire. Vabbè, sì, è da parecchio tempo, anche se non la vedo da quando abbiamo fondato i Gatti della Polvere d'Oro. Qual è di preciso lo scopo della vostra banda? Ve l'ha spiegato Miga. Vogliamo portare alla luce cospirazione e minaccia a Melancia e salvare le sue vittime. A volte la vita è ironica. Un tempo ci litigavamo l'attenzione di Miga, ma alla fine sei stata tu a raggiungerlo nella guardia. Ti ho invidiata molto per questo, ma la situazione si è capovolta. Ora voi due siete rivali e io sono diventata il suo braccio destro. Prima o poi si deve crescere, Raggi. Vabbè, può darsi, ma non significa rinnegare il proprio passato. Sei cambiata, Chisara. Io? Ho saputo del piano di Miga per assistere, per assassinare Lord Dalim, e di come è fuggito quando è fallito. L'ho cercato per avere risposte, ma non si è fatto vedere. Avesse avuto la coscienza pulita, penso che sarebbe dovuto restare e assumersi le proprie responsabilità, ma non l'ha fatto perché è un codardo che ha tradito me e Melancia. Vabbè, a questo punto dovrei credere che si tratta solo di una cospirazione, metterci la pietra sopra? Una pietra sopra? Chisara, calma, ti capisco che tu possa sentirti confusa dal comportamento di tuo fratello, ma il nostro obiettivo è tenere vivo quel sogno. Sì, su questo puoi fidarti di noi. Le condizioni in cui versa Miguel sono evidenti. Lui non ammetterà mai, ma non gli resta molto tempo. Non puoi accantonare le divergenze e parlargli da sorella, almeno stavolta? Hai ragione, forse dovrei. Mi spiace, la mia solita parlantina, ti ho raccontato troppe cose tutti insieme. Puoi riposarti qui se vuoi. Sì, accetto volentieri l'offerta. Qui ci possiamo riposare qui volendo, ragazzi, no? Possiamo riposare volendo. Speriamo. Vediamo un po'. Riposati nella tana dei gatti della polvere d'oro. Ah, ma io con i gatti sto veramente benissimo. Vuoi fermarti per la notte? Certo. Siamo stanchi. Voglio fermarmi. Per la notte, per il giorno e per la notte. あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。
肩は大丈夫。肩？ああ、ピオハリムに撃たれた部分か。多少違和感はあるが。平気だ、平気。治ってないみたいね。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだなシオン。ありがとう。考えてみればあれは私が悪かったわ。銃弾数発でスルドを倒せるわけないのにね。もうその話はいいだろう。みんな無事で今もこうして治癒してくれた。全てのスルドを倒す、その約束も続けられるだろう。そうね。でも一つ聞かせてちょうだい。ローはあなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃあ、なんだろうな。何よそれ。シオンがいなくなったら炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより死なせたくない。ただそう思ったんだ。まだそんなこと言ってるのね。少しは学びなさい。でも それに約束を果たすためにも必要なことだろ。そうね。覚えていて何よりよ。どうしたんだ？俺先に寝るな。ご自由に。どうしちゃったのかしら。キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか？通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。信じてるんだな。決行日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。しばらくはミキウダからの連絡。勢いでミキウダに協力することになってるけど本当に良かったのかな。まあ俺たちもともと戦うつもりだったしな。もし本当にティオハリムがミキウダの言うような人でダナとレナが争わないで済む未来をもたらせるなら俺たちが戦う理由は何もないことになる。それはそうだけど、なんか釈然としないよ。私はやっぱりレナ人を信じる気になれないし、ミキウダだって正直よくわからない。あのキサラだって兄弟って言ってもなんかややこしそうだったよな。俺一人っ子だからもう一つピンとこないけど、
俺たちのこともよくわからないか。それはそんなことないけど、俺にはまだこの国の何が本当で何が嘘なのかがわからない。だから確信が持てるまでは迂闊なことはしたくない。それじゃダメか。うん、いいよ。それで フルルもミキューダの猫ザーレもダナにもともといる生き物なんだよな。うん、ズーグルなんかとは違うよ。まあズーグルには可愛げなんてないもんな。クルー、ああフクロウにもねか。あだあだいだ あるってあります。フクロウ最高。プルルも可愛いが俺は猫も好きだな。シオンは？え、あ、私はそのどっちも。え？なんでもないわ。でも考えてみれば愛玩用のズーグルって聞いたことないわね。レナ人が実用本位ってことじゃないのか。何かしら特殊な機能を持たせたのがズーグルだってことを考えるとあり得るわね。なんでもいいけどこいつを止めてくれ。あっ、ポスト、あっ、ポスト、あっ、ポスト。vediamo un po'. Fai ritorno. Ok, allora se dobbiamo fare ritorno, se c'è il viaggio rapido, ragazzi, ne approfitteremo, eh. Vediamo un po'. Ingresso, giustamente. Eccoci qui. Bene. Il viaggio rapido è tornato a noi, quindi approfittiamone. Approfittiamone. E infatti tutto va per il meglio. Che bello vederti. Perché? Cos'è successo? Ho qualcosa da dare a Kisara, ma mi è complicato raggiungerla, quindi se per te non è un problema, giusto, dovresti avvicinarti al palazzo per incontrarla. Certo, troveremo il modo di farglielo avere. Grazie, sei molto gentile. Riguardo al grande piano, aspetta Zare, recapiterà un messaggio al momento opportuno. D'accordo, nel frattempo ci faremo trovare pronti. Scusa se se so di chiederti sempre molto. Ah, il bracciale antico. Ok. Dobbiamo portare il bracciale antico, forse? Vediamo un po' dov'è. Ah, ok, no, è vicino, però possiamo... No, vabbè, qui non c'è il viaggio rapido, siamo vicini. Siamo dentro la stessa città, quindi va bene così, ragazzi. Andiamo a consegnare il bracciale, tanto siamo arrivati, non è che ci vuole poi molto, eh. Eccoci qui. Vai, vamos. Koko ni ita no ka? Yokatta. Omae tachi, konna tokoro o uro uro suru na. Ima koko de hobaku saretemo shikata ga nai nda so. Anta ni orera ga tsukamaerare nai no wa shoumei sumi daro. Nani? No, yamero tte. Ii arasoi ni kita wake ja nai nda. あんたへの預かり物がある。受け取ってくれ。これは腕輪。兄さんの腕輪か。なぜこれを私に。兄さん、何をしようとしているんだろうな。わからない。けど口にしたことに嘘はないと思う。これまで会ってきた解放を信じる人々、その人たちと同じ感じがしたんだ。だから信じようって。あんただってそうだ。だからミキウダたちを通報してないだろ。なぜそう思う。ミキウダが信じたあんただ。それを俺も信じてるだけさ。お前は不思議なやつだな。そうやって皆を解放してきたのか。どういう意味だ。いや気にするな、タワモトさん。そうか。とにかくミキウダのやろうとしていることはもうすぐわかる。だから俺たちで見届けよう。そうだな。
さて、あとは結構待つだけか。ああ、また宿の世話になろう。Bene, bene, bene. Attendi notizie, amica. La locanda. Ah, ok, dobbiamo tornare alla locanda. Alla locanda, quindi si fa avanti, dietro, avanti, dietro. Allora, faremo altri 2, 3 o 4 minuti di gameplay. Poi interromperemo, ragazzi. Insomma, andiamo alla locanda e vediamo cosa succede. La locanda è qui. Attenderemo quello che dovrà dirci, quello che dovrà succedere, l'evento che succederà, e vediamo un po'. また首輪に何か挟んである。あ、行っちゃった。明日決行だってよ。集合場所はあの地下採石場の中だ。なら今のうちに準備をして、今日のところはまた宿の世話になろう。いよいよだ。ああ、鋭度はどう出るかな。未球打次第だろうな。とにかく dobbiamo raggiungere la cava. Bisogna raggiungere la cava, ragazzi, va bene. Allora, la cava potrebbe essere qui, perché non ci siamo stati, raggiungi la cava, però controlliamo bene, controlliamo. Datemi il tempo di controllare tutto. Ok. Io penso che sia lì dove non siamo mai stati, Allora, no, sto cercando di vedere una cosa, ragazzi, perché ho una mia curiosità personale. Torniamo un attimo qui dietro, perché devo vedere un attimino il fattore del range degli animali, Poi ci avvicineremo alla cava, tranquilli. Tanto qui con il teletrasporto, insomma. No, perché voglio vedere se il fattore del range si gestisce qui. I seguenti animali hanno raggiunto l'età adulta: mucca, maiale e pollo, vedete? Trofeo guadagnato, carne di manzo per 3, bene. Sorveglia, alleva bestiame, invia la stalla, vediamo un po', Allora, notevole dimensione dato di 4 e la sua crescita richiede tempo, ma la carne è squisita, quindi mangime, vai, miracoloso. Il fatto che bisogna pagare qui, ragazzi, vai, faremo tutte mucche, via. Il fatto è che bisogna pagare. Inviamo la stalla e sorveglia il bestiame, metti di guardia. Ok, bene, torniamo al punto lì dove ci, dove dobbiamo avvicinarci, insomma. Quindi torniamo qui, con il viaggio rapido, ragazzi, è sempre una figata, perché ci si sposta subito, si fa tutto subito per bene, senza perdere troppo tempo. Allora, è qui, no? Io penso che sia qui, ragazzi, perché è l'unica zona dove non siamo andati al momento, quindi penso realmente che sia qui, Vediamo un po'. Speriamo. Ah, quindi dov'è la cava? Allora, locanda, strada, ah, eccola qui, la cava è qui, ragazzi. La cava di Razum, giusto. Eravamo già stati, vabbè. Scusatemi, scusatemi. Vi chiedo scusa. ミキューダ、あのミキューダなのか。この池、その者どもを近づけるな。
鋭閣下のお命を狙う大逆人である。殺せ。待て。なりませんか、閣下、危険です。彼に傷つけられる私ではない。それに彼もそんなことはすまい。そうだろ。はい、ティオハリム様。君に関してはおかしな噂も聞いているが、それは奥としよう。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための梅雨払いだ。見せたいもの。閣下、耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで見せたいものとは。この奥です。ティオハリム様はこの採石場の一番奥をご覧になったことは。そう言われると記憶にない。確か君たち向けの医療施設ではなかったか。ご覧いただきたいのはそれです。その上で私の処遇をお決めください。いいだろう。キサラ、君は彼の妹だったな。ちょうどいい。君に護衛を頼むとしよう。この先は危険が待ち構えているかもしれない。みんな油断しないでもらいたい。危険？何を言ってるの兄さん。この先はただの作業場の一つ。そうだ。だが今は私を信じてほしい。医療施設がある場所が危険ねえ。匂うな。だそうだ。キサラ、彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。Ok, quindi anche Kisara insomma si aggiunge al nostro gruppo e sono contento di questo. Talento di Kisara: Kisara non schiva ma può bloccare i colpi con il proprio scudo, attivando al contempo determinate arti. Le parate incrementano il suo morale e potenziano le arti difensive, le combo successive. Allora, vediamo un po' cosa dovranno dirsi ancora. あんたの自慢はあのでかい盾らしいな。そうだ。まず敵の攻撃を受け止めるのが我々この兵の流儀だ。そしてその勢いをそのまま相手に返す一撃を放つんだ。なんでわざわざ受け止めてからなんだ。最初から避けて攻撃すりゃいいじゃねえか。それは背後に守るべきものがいるかどうかの違いだな。あの盾は私たちこの兵の信念の証だ。敵の一撃を受け止めるたびに闘志が湧き上がる。ローとは逆で打たれ強いってことだね。ほっとけ。かつてここはメナンシアの地獄の中心だった。自らが掘った穴がそのまま墓穴に。切り出した石が墓石になることも珍しくなかった。大人たちはここを怪物の口に例えていた。ええ、覚えているわ。でもそれももう昔のことよ。そうだ。岩に染みついた血の跡、よどんだ空気の刺繍、それらはことごとく過去のものとなって久し、吸えた汗と岩くずの匂いこそ変わらないが、今のメナンシアのダナ人には笑顔がある。すべてあなたがもたらしてくださったのです、ティオハリム様。
なぜ今さらそんな話をするの、兄さん。私たちが手にしているものの価値について話しておきたかった。どれだけ閣下に感謝しているかもだ。だからなぜ。いずれわかるよ。今はこの会話があったことだけを覚えておいてくれればいい。Benissimo ragazzi, allora io vi do un bel tragitto qui ragazzi. Allora io vi do appuntamento con i prossimi gameplay, che anche qui siamo andati abbastanza abbastanza bene secondo il mio punto di vista. Poi non so dal vostro, ma dal mio punto di vista siamo andati bene, molto bene. Io vi ringrazio di cuore a tutti, vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Spero che vi divertirete a continuare a vedere questa serie. Vabbè, non credo che ho cose. Ok, questo gli può essere utile. Vai, equipaggialo. E va bene così, quindi anche lei si è unita al nostro gruppo. Ora siamo un po' più potenti, dai. Siamo un po' più potenti. Allora, detto questo, vi do appuntamento con i prossimi gameplay per quanto riguarda Tales of Arise. Spero che continuerete a vedere questa serie. Lasciate un like, lasciate un commento e io vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao a tutti, alla prossima ragazzi.